Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Vaylivra, Swedish Orphan Biovitrum SRL, ultimo aggiornamento, 16 giugno 2022. Cos'ha Vaylivra? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Vaylivra durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'ha Vaylivra? Vaylivra ha un farmaco a base del principio attivo volanesorsen, appartenente alla categoria degli ipolipemizzanti e nello specifico altre sostanze modificatrici dei lipidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Swedish Orphan Biovitrum SRL. Vaylivra può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Vaylivra 285 mg soluzione iniettabile uso sottocutaneo, 1 SR. Pre-riempita, vetro, 1,5 ml, 190 mg/ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Accea Therapeutics Ireland Limited. Concessionario. Swedish Orphan Biovitrum SRL. Ricetta. RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe. H. Principio attivo. Volanesorsen. Gruppo terapeutico. Ipolipemizzanti. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno. Indicazioni. Vaylivra è indicato come coadiuvante della dieta in pazienti adulti affetti da sindrome da chilomicronemia familiare, FCS, confermata geneticamente e ad alto rischio di pancreatite, in cui la risposta alla dieta e alla terapia di riduzione dei trigliceridi è stata inadeguata. Posologia. Posologia. Il trattamento deve essere iniziato e mantenuto sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento dei pazienti con FCS. Prima di iniziare il trattamento con Vaylivra, devono essere escluse o affrontate in modo appropriato le cause secondarie di ipertrigliceridemia, ad esempio diabete non controllato, ipotiroidismo. La dose iniziale raccomandata di 285 mg in 1,5 ml iniettati per via sottocutanea una volta alla settimana per 3 mesi. Dopo 3 mesi, la frequenza di dosaggio deve essere ridotta a 285 mg ogni 2 settimane. Tuttavia, il trattamento deve essere interrotto nei pazienti con riduzione dei trigliceridi sierici 25% o che non riescono a raggiungere livelli di trigliceridi sierici inferiori a 22,6 mol/L dopo 3 mesi in trattamento con volanesorsen 285 mg alla settimana. Dopo 6 mesi di trattamento con volanesorsen, si deve considerare un aumento della frequenza di dosaggio a 285 mg a settimana se la risposta è stata inadeguata in termini di riduzione dei trigliceridi sierici come valutato dallo specialista supervisore esperto e purché copyright le conte piastriniche siano nel range normale. I pazienti devono nuovamente subire una riduzione scalare a 285 mg ogni 2 settimane se la dose PA è alta, di 285 mg una volta a settimana, non fornisce una significativa riduzione aggiuntiva dei trigliceridi dopo 9 mesi. I pazienti devono essere istruiti a somministrarsi l'iniezione nello stesso giorno della settimana, in base alla frequenza di somministrazione clinicamente stabilita. Se il paziente si dimentica una dose e se ne accorge entro 48 ore, deve essere istruito a somministrarsi la dose non appena possibile. Se non se ne accorge entro 48 ore, la dose dimenticata deve essere saltata e deve essere somministrata la successiva iniezione pianificata. Monitoraggio piastrinico e aggiustamenti della dose. Prima di iniziare il trattamento, deve essere misurata la conta piastrinica. Se la conta piastrinica è inferiore a 140x109L, si deve effettuare un'altra misurazione circa una settimana dopo per effettuare una rivalutazione. Vaylivra non deve essere iniziato se durante una seconda misurazione la conta piastrinica rimane al di sotto di 140x109L, vedere paragrafo 4.3. Dopo l'inizio del trattamento, i livelli piastrinici dei pazienti devono essere monitorati almeno ogni 2 settimane, a seconda di tali livelli. Il trattamento e il monitoraggio devono essere regolati in base ai valori di laboratorio, in linea con la tabella 1. Per ogni dose del paziente sospesa o interrotta a causa di trombocitopenia severa, devono essere attentamente considerati i benefici e i rischi del ritorno al trattamento non appena la conta piastrinica A0 IN100X109L.
Per i pazienti in sospensione, deve essere consultato un ematologo prima di riprendere il trattamento. Tabella 1. Raccomandazioni per il monitoraggio e il trattamento relativi a Vaylivra con tapiastrinica, X109L, dose 285 mg siringa pre-riempita, frequenza di monitoraggio normale a 0 IM 140, dose iniziale, settimanale, dopo 3 mesi. Ogni due settimane, da 100 a 139, ogni due settimane, settimanale, da 75 a 99, sospendere per a 0 yen 4 settimane e riprendere il trattamento dopo che i livelli piastrinici sono a 0 yen 100 X109L, settimanale, da 50 a 74 a, sospendere per a 0 yen 4 settimane e riprendere il trattamento dopo che i livelli piastrinici sono a 0 yen 100 X109L, ogni 2-3 giorni, meno di 50 a, b, interrompere il trattamento, glucocorticoidi raccomandati ogni giorno, a vedere il paragrafo 4.4 per le raccomandazioni relative all'uso di agenti antiaggreganti barra farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, barra anticoagulanti. B.A. È necessaria la consultazione di un ematologo per riconsiderare il beneficio barra rischio per un eventuale ulteriore trattamento con volanesorsen. Popolazioni particolari, popolazione anziana, non ha necessaria alcuna regolazione della dose iniziale nei pazienti anziani. Esistono dati clinici limitati per i pazienti di età pari o superiore a 65 anni, vedere paragrafi 5, 1 e 5, 2. Compromissione renale. Non ha necessaria alcuna regolazione della dose iniziale nei pazienti con compromissione renale da lieve a moderata. Non sono state stabilite la sicurezza e l'efficacia nei pazienti con compromissione renale severa e questi pazienti devono essere tenuti sotto stretta osservazione. Compromissione epatica. Questo medicinale non è stato studiato nei pazienti con compromissione epatica. Il medicinale non viene metabolizzato attraverso il sistema enzimatico del citocromo P450 nel fegato, pertanto è improbabile che sia necessaria una regolazione della dose nei pazienti con compromissione epatica. Popolazione pediatrica. Non sono state ancora stabilite la sicurezza e l'efficacia di questo medicinale nei bambini e adolescenti al di sotto di 18 anni di età. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Questo medicinale è esclusivamente per uso sottocutaneo. Non deve essere somministrato per via intramuscolare o endovenosa. Ogni siringa pre-riempita è esclusivamente monouso. Vaylivra deve essere controllato visivamente prima della somministrazione. La soluzione deve essere limpida e da incolore a leggermente gialla. Se la soluzione è torbida o contiene particelle visibili, il contenuto non deve essere iniettato e il medicinale deve essere restituito alla farmacia. La prima iniezione somministrata dal paziente o da chi si occupa del paziente deve essere eseguita sotto la guida di un operatore sanitario adeguatamente qualificato. I pazienti e/o chi si occupa del paziente devono essere addestrati per quanto riguarda la somministrazione di questo medicinale in conformità con il foglio informativo per il paziente. La siringa pre-riempita deve essere portata a temperatura ambiente prima dell'iniezione. Deve essere tolta dal frigorifero, da più 2 gradi a più 8 gradi, almeno 30 minuti prima dell'uso. Non devono essere utilizzati altri metodi di riscaldamento. È normale vedere una grossa bolla d'aria. Non si deve tentare di rimuovere la bolla d'aria. È importante ruotare i siti in cui viene somministrata l'iniezione. I siti per l'iniezione includono l'addome, la parte superiore della coscia o l'area esterna del braccio. Se iniettato nel braccio, l'iniezione deve essere somministrata da un'altra persona. Evitare l'iniezione in corrispondenza del girovita e in altri punti dove possono verificarsi pressione o sfregamento a causa degli indumenti. Questo medicinale non deve essere iniettato in corrispondenza di tatuaggi, neri, voglie, lividi, eruzioni cutanee o aree in cui la cute è sensibile, arrossata, indurita, contusa, lesionata, ustionata o infiammata. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Trombocitopenia cronica o inspiegabile. Il trattamento non deve essere iniziato nei pazienti con trombocitopenia, con tapiastrinica 140X109L. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Trombocitopenia. Vaylivra è molto spesso associato a riduzioni della contapiastrinica nei pazienti con FCS, cosa che può causare trombocitopenia, vedere paragrafo 4.8. I pazienti con peso corporeo inferiore, meno, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi clinici di interazione farmacologica.
non sono previste interazioni farmacocinetiche clinicamente rilevanti tra volanesorse nei substrati, gli induttori o gli inibitori degli enzimi del citocromo P450, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Vaylivra durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Vaylivra durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non esistono dati sull'uso di volanesorsen nelle donne in gravidanza. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti riguardo alla tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. Come, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Volanesorsen non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Negli studi clinici condotti su pazienti con FCS, le reazioni avverse PA comuni durante il trattamento erano riduzione della conta piastrinica, vedere paragrafo 4.4, che, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non c'è alcuna esperienza clinica di sovradosaggio per questo medicinale. In caso di sovradosaggio, i pazienti devono essere tenuti sotto stretta osservazione e ricevere cure di supporto, se appropriato. È prevedibile che i sintomi di sovradosaggio siano limitati a sintomi generali e reazioni nel sito di iniezione. È inverosimile che l'emodialisi possa essere utile poiché copyright volanesorsen viene distribuito rapidamente nelle cellule. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Sostanze modificatrici dei lipidi, altre sostanze modificatrici dei lipidi, codice ATC, C10AX18. Meccanismo d'azione. Volanesorsen ha un oligonucleotide antisenso progettato per inibire la formazione di ApoC-I, una proteina, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo l'iniezione sottocutanea, le concentrazioni plasmatiche di picco di volanesorsen sono raggiunte solitamente entro 2-4 ore. La biodisponibilità assoluta di volanesorsen dopo una singola somministrazione sottocutanea di circa, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione e dello sviluppo. Elenco degli eccipienti. Idrossido di sodio, per la regolazione del pH. Acido cloridrico, per la regolazione del pH. Acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.